Buongiorno a tutti, conferenza stampa con la MEC Bandac, avverremo della traduzione della collaborazione del nostro segretario sportivo Rosario Imparato. C'è la prima domanda di Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno, ben trovato. Io volevo sapere come sta e soprattutto quanto gli è mancato non essere in campo nell'ultimo scontro diretto con lo Spezia. As a player, I want every time to Mi play. sento bene e sì, da calciatore mi è mancato molto, soprattutto in una partita così importante contro lo Spezia. Io volevo sapere qual è, secondo lei, nel corso di tutto questo campionato, il treno che avete perso per poter distanziare le dirette concorrenti in classifica, sempre se questo treno c'è stato. I think as a team we are working very hard, everyone is focusing, so we need by ourselves to be together and to make some Penso points che comunque siamo una squadra molto unita durante il campionato. Sì, abbiamo so perso alcuni we are punti, working ma for penso it appunto and che riuscendo ad to be essere compatti e together uniti we'll verso achieve l'obiettivo, queste something, due partite riusciremo a yes, fare i punti che together. ci mancano. Secondo lei, cos'è più importante in queste ultime due partite? La testa o le gambe o l'aspetto tattico? I think also the mind, we need to keep to our mind as players, as a group, that we have important things to do. Sono Also importanti entrambi, soprattutto in la physique, we need to know testa e that we appunto la have condizione some important things atletica. to do. Dobbiamo So tenere bene a also in our mente che mind, we queste need due to think partite that sono we need fondamentali to e work very appunto hard, we utilizzare have sia two games to la go, testa so che we need to la fight nostra condizione fisica per to raggiungere be up l'obiettivo in queste due against. partite. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno alla MEC. Buongiorno. Rientri dopo il turno di squalifica e a disposizione del mister. Rappresenti una carta importante tra gli esterni del fronte offensivo. Cosa, con la tua velocità, con la tua rapidità e la tua spensieratezza, cosa ti pensi di aggiungere alla forza dell'attacco? I think the game which we are playing, I need to give 100%. I want to work hard, not in this game, Penso non solo in every questa game, partita, ma in tutte le every partite time dove to posso dare una keep mano to alla myself squadra, devo dare il to make sure 100% that we achieve di me something stesso, as a appunto per team, win something aiutare to our team. l'allenatore e So me I think stesso per I want raggiungere to be l'obiettivo che ci siamo 100%. prefissati. Per quanto riguarda il tuo modo di giocare, sei giovane, sei arrivato in Serie A. Si è vista tanta corsa, tanta tecnica, anche tanta personalità, ma tra i compagni c'è stato chi ti ha dato dei consigli, oltre all'allenatore, nella finalizzazione di inquadrare la porta? For me now, after training, I do something at training to work on my finishing. That's the only important thing. I work for my finishing. Every time I try to Sì, mi sto improve, allenando molto appunto make sul sure I learn cercare di more, segnare più because it's gol. first È time un campionato molto that I difficile, è make, appunto la so prima volta che affronto un it's difficult campionato for me così to play difficile. Sto like in cercando this giorno per Serie giorno A is di very difficult, migliorare, but you know, sperando training di, time con by il tempo, di time, raggiungere so we'll see appunto what l'obiettivo anche di next segnare year più gol in we can campionato. do. No, tutti i miei compagni di squadra mi dicono appunto che My team faccio will tutto keep bene, push me. però arrivato For me, you should work very alla hard, conclusione, appunto working alla, on dover finishing. segnare, You mi do danno everything good, suggerimenti but su the most come important, you need also migliorare questa work on your caratteristica. finishing. Ha scritto la storia in Serie A con il primo calciatore zambiano, il primo gol di un calciatore zambiano nella sfida contro la Sampdoria. Quando è con i suoi compagni in nazionale, le hanno chiesto qualcosa ai suoi amici di nazionale? First of all, it was a good moment for me to score in Serie Sì, prima di tutto A, and appunto not è stata only for me, all over the un'emozione molto Zambia, grande because perché I am the sono first appunto il Zambian to primo play in calciatore Serie A, dello so Zambia everyone in a Zambia giocare in was so Serie A, happy about quindi me. ho molta And when importanza our international team, nella mia everyone nazione, also soprattutto dopo aver segnato il was very primo gol, happy about what è I stato did, di not grande because all rilevanza, media quindi quando came, vado no in one nazionale scored tutti i in calciatori Serie A, mi so chiedono e I sono was the felici first one, so del everyone primo was gol in happy. Serie A. Stefano Di Bella, Tutto Mercato Web. Buongiorno alla MEC, volevo Buongiorno. chiederti, facendo un po' un bilancio di questa stagione, cosa ti porterai dentro, su cosa in particolare credi tu sia cresciuto e
al di là del gol, come ha detto il collega, se c'è qualcosa che ti manca per diventare un giocatore completo. I would say this season maybe I don't have a little bit luck, you know, but you know, like I say that I'm working on it. Per quanto riguarda appunto il segnare più gol, penso che per adesso mi manchi semplicemente un po' di fortuna. Mi sto allenando giorno per giorno appunto per migliorare, ma penso che prima o poi arriverà il gol. Experience I can bring my fear to try to learn more. Ho imparato da questa esperienza in Serie A di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. E volevo chiederti inoltre come ti stai trovando in generale qui nel Salento e se in futuro dipendesse soltanto da te, se ti piacerebbe comunque restare a lungo qui o hai altri progetti, altri campionati, magari ti piacerebbe giocare altrove, come, magari in Premier o altri campionati. Grazie. Sono molto felice qui a Lecce, mi trovo bene, un grande club per me. Per adesso sono focalizzato solo a rimanere qui a Lecce e fare bene. C'è l'ultima domanda di Carmen Tommasi. In questi giorni state studiando il Monza. Quali sono secondo voi i punti di forza e di debolezza dei vostri prossimi avversari? I think Monza they are doing good, they are up of us, so for us we are just also focusing for ourselves, you know, everyone in. Sono una squadra molto forte, sono una posizione alta in classifica rispetto a noi, però noi ci stiamo concentrando solo su noi stessi e non pensiamo all'avversario, ma solo a vincere e raggiungere l'obiettivo. Ringraziamo la Mac Banda, la traduzione di Rosario Imparato, a tutti quanti voi. Grazie e buona giornata. Grazie.